Innanzitutto, le persone di carattere non si turbano se vengono criticate. Questo è fondamentale. Non si turbano, è una scelta che fanno loro a monte. E come ci riescono? Ci riescono perché sanno che chi le critica non le ha capite, non ha visto la situazione, non ha un progetto e quindi non si turbano perché non c'è motivo per prendersela. Altra cosa importante, le persone di carattere sono abili in più settori, cioè non si aspettano di avere successo soltanto in un'area della vita. Hanno successo in tutte le aree della vita, pubbliche, private, e per quanto riguarda la professione, hanno diverse competenze e utilizzano queste competenze per raggiungere il successo. Altro punto fondamentale, le persone di carattere mettono distanza tra sé e il ruolo che interpretano. Sanno di avere valore in quanto persone e non in quanto ruoli che stanno interpretando. Quindi non si considerano degli occupati o dei disoccupati le persone di carattere. Si considerano delle persone, degli esseri umani innanzitutto, che momentaneamente stanno svolgendo alcuni ruoli. Le persone di carattere hanno una visione spirituale. Questo è un tratto fondamentale. Hanno una visione che trascende il guadagno immediato e che lo trascende perché sa che le cose che contano non sono nei soldi, non sono negli onori, non sono nelle chiacchiere, ma sono sul piano superiore, sul piano di amore, verità e bellezza. Le persone di carattere sanno delegare e giocano in squadra, non si aspettano di fare tutto da sole. Proprio perché hanno carattere, sanno esprimere, vogliono esprimere quel carattere e lasciano che altre persone le aiutino. Questo è molto importante, sapere accettare l'aiuto. Quindi, contrariamente a quanto molti pensano, le persone di carattere sanno lasciare spazio agli altri, sanno delegare, sanno giocare in squadra. E ancora, le persone di carattere si addestrano per le emergenze. Non aspettano che ci sia l'imprevisto per cominciare a piangere e disperarsi. Hanno una visione d'insieme. Investono anche per le emergenze, per essere pronte, per saper rispondere nelle emergenze. E infine, l'ultimo segreto che ti voglio svelare è questo. Le persone di carattere credono in loro stesse. Sono persone convinte di quanto valgono e non perché gli altri riconoscono il valore. Sono persone che sanno che stanno maturando qualcosa e questo qualcosa verrà presentato al mondo quando sarà il momento giusto della maturazione. Quindi sono persone che hanno fede in loro stesse,